Per il vino utilizziamo bicchieri a calice che non vanno mai presi con la mano in questo modo, cioè non si prendono mai dalla parte della coppa, ma sempre sul gambo, perché è una questione di eleganza, una questione di raffinatezza, è una questione proprio di poter apprezzare anche al meglio le caratteristiche visive e del profumo che ci dà il vino. E quindi è questo il modo corretto per fare. Non è vero, come si è raccontato per tantissimi anni, che il fatto di appoggiare la mano sulla coppa posso scaldare il vino. Primo, perché il vino viene servito mediamente nei bicchieri a 8, 10, 12 gradi al massimo, e per portare un vino a 20 gradi con la mano ci vorrebbe mezz'ora, quindi non può essere assolutamente vero, perché passano pochissimi secondi, quindi non va assolutamente a influenzare la temperatura, né tantomeno gli odori del vino, che si percepiscono anche a volte, dicendo perché c'è la mano vicino cambiano gli odori del vino. Non è assolutamente vero. Per i bicchieri invece, che si beve bicchiere dell'acqua, che ha un utilizzo completamente diverso, è stato studiato apposta senza gambo, proprio perché per differenziare quello del vino, che è un calice, rispetto a quello di un'altra bevanda, che è l'acqua, e anche perché l'acqua si beve in modo diverso e in quantità diversa rispetto al vino, e quindi il fatto di poter mettere la mano in questo modo ci dà una presa diversa sul bicchiere, ma anche ci fa apprezzare ancora prima di essere bevuta l'acqua che andremo ad apprezzare subito dopo in bocca. Grazie mille.